Ore caldissime, ore davvero molto calde per Nicolò Zaniolo. Il Milan ci sta provando seriamente. Viviamo insieme questa trattativa, iscrivetevi al canale, tanto ormai mancano pochi giorni alla fine del calciomercato. Dunque, o dentro o fuori. Siamo a giovedì 26 gennaio, il mercato chiude il 31, dunque il Milan è alla stretta finale, alle mosse finali per provare a prendere Nicolò Zaniolo. Ci sta provando, sta spingendo, è in continuo contatto sia con la Roma sia con l'entourage del giocatore, e ora in questo video spieghiamo un attimo la situazione globale tra Zaniolo, Milan, Roma e un eventuale possibile inserimento di una squadra in questa operazione. Allora, come stanno le cose? Visto che purtroppo, ahi noi, il Milan non sta vivendo un buon periodo, è reduce da un 3-0 con l'Inter, da un 4-0 con la Lazio, la dirigenza ha capito e sta capendo che probabilmente era già necessario prima, ma ora ancora di più, un intervento sul mercato. Un intervento che anche i tifosi hanno chiesto a più riprese sui social. Giustamente siamo in una finestra di mercato, di riparazione, ed è giusto che il Milan prenda in considerazione degli acquisti per andare a riparare una squadra che comunque presenta delle lacune. Abbiamo sempre detto che lì sulla destra, nel 4-2-3-1, quindi nel ruolo di Messias e Salemakers, il Milan avrebbe bisogno di un rinforzo, e il Milan quindi lo ha capito già da qualche settimana, e infatti ha provato e sta provando ad anticipare a gennaio un'operazione che avrebbe voluto fare in estate, cioè quella di Zaniolo. Perché? Perché Zaniolo è in rottura con l'ambiente giallorosso, vuole andare via. Zaniolo vuole andare via dalla Roma e da Roma. In questo momento Zaniolo è il primo, tra virgolette, tifoso del Milan, nel senso che è il primo a voler lasciare la Roma per andare al Milan. Lui non vede l'ora di sbarcare in rossonero, e il Milan fa leva proprio su Zaniolo stesso, perché lui non ha accettato in passato il rinnovo con la Roma, sarebbe addirittura disposto ad abbassare anche le richieste economiche pur di lasciare la Roma e venire al Milan. E questa è una cosa molto importante, perché il giocatore è indirizzato verso un'unica direzione: Milano, Milan, sponda rossonera, Paolo Maldini, Ibrahimovic, perché anche lui è un grande estimatore di Ibra. Qualche giorno fa vi abbiamo riproposto le sue dichiarazioni. Zaniolo ha detto: mi piacerebbe un giorno giocare con Zlatan, e Zlatan non giocherà all'infinito, quindi ora o mai più. E chissà che poi Zlatan, se Zaniolo dovesse venire al Milan, potrebbe essere proprio uno di quei giocatori che non so, potrebbero essere anche importanti per la crescita personale di Zaniolo, visto che dal punto di vista comportamentale non fa sempre delle scelte corrette ed eccezionali. Al di là di questo aspetto, veniamo alla trattativa. Il Milan sta spingendo, il Milan sta provando ad alzare la proposta economica da mettere sul piatto per convincere la Roma. In questo momento però le distanze ci sono, e sono sempre le stesse, perché il Milan arriva con i bonus a un totale di 20-22. Questa trattativa si costruisce perché il Milan ha visto un'opportunità, sa che Zaniolo vuole andare via e sa che la Roma ha una grana da risolvere, perché se la Roma non vende Zaniolo ora a gennaio, in estate, quando Zaniolo avrà solo un anno di contratto, lo venderà ad un prezzo ancora più basso. Quindi da qui nasce l'offerta da 20-22 con i bonus, saranno 19 più 3, 18 più 4, insomma si arriva totale con il prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni attorno ai 20-22. La richiesta della Roma resta sempre di 35, può scendere magari a 30 inserendo dei bonus, dunque capite anche voi che c'è una differenza economica. Ora, cosa sta succedendo? Succede che o la Roma abbassa le pretese economiche e scende sui 25, dove il Milan dunque è molto più vicino, oppure deve succedere che il Milan alzi la proposta. Ecco perché in queste ore il Milan sta parlando con la proprietà americana, con Jerry Cardinale. Paolo Maldini sta
facendo tra virgolette da intermediario, nel senso che sta chiedendo alla proprietà uno sforzo in questo mese di gennaio per andare a prendere un acquisto, un giocatore che comunque serve alla rosa di Pioli per completare nel miglior dei modi questa stagione, che non si è messa bene la stagione del Milan. Milan fuori dalla Coppa Italia, Milan che ha perso la Supercoppa, Milan fuori dalla corsa Scudetto. L'unica cosa che resta e deve essere certa è il piazzamento in Champions League, quindi vedendo la classifica non ci sono tutte queste certezze di chiudere in Champions League. Ecco perché Maldini diciamo è anche un po' preoccupato e sta chiedendo alla proprietà uno sforzo per alzare l'offerta alla Roma. Vediamo se nelle prossime ore, per questo ho detto che sono ore caldissime, la proprietà darà l'ok per un extra budget o comunque per alzare leggermente l'offerta economica alla Roma. Magari si può arrivare a 24-25 con i bonus e già comunque vai a ridurre la forbice tra domanda e offerta. Poi sta alla Roma accettare un giocatore, la cessione di un giocatore a 25 piuttosto che di meno in estate, o comunque avere un problema in casa. È un gioco di nervi, un gioco di domanda e offerta, e bisogna capire se in queste ore la Roma cederà. Oltre a Zaniolo, abbiamo detto anche nel video di ieri, per chi l'avesse visto, al Milan è stato proposto anche Saint-Maximin, giocatore del Newcastle, giocatore che il Milan aveva già cercato quando era al Nizza 3-4 anni fa, giocatore che piace molto, anche se il suo ruolo principale è sulla sinistra, quindi il ruolo di Leao, mentre il Milan vorrebbe un giocatore più sulla destra, nella posizione di Messias e Salemakers. Dunque Saint-Maximin è stato proposto, ma come abbiamo detto nel video di ieri pomeriggio, la richiesta economica per il riscatto di Saint-Maximin è attorno ai 35-40 milioni. È una cifra anche più alta rispetto a quella di Zaniolo. In più c'è la questione delle liste, dove il Milan deve andare su giocatori italiani. Ecco perché in questo momento sembra essere più avanti l'operazione Zaniolo piuttosto che Saint-Maximin, anche perché Saint-Maximin guadagna di stipendio una cifra molto più alta rispetto a Zaniolo. Inoltre diciamo che se il Milan non riesce a prendere Zaniolo perché la sua offerta arriva a 20, troviamo abbastanza singolare e difficile che l'offerta del Milan possa essere più alta per Saint-Maximin. Quindi giocatore è vero, è stato proposto, ma in questo momento non ci sono le condizioni economiche per prenderlo. Giocatore francese, molto interessante, però lui gioca più a sinistra che a destra. Chiudiamo questo video con delle parole molto importanti che sono arrivate ieri anche dalla parte del presidente Paolo Scaroni sullo stadio, perché attenzione, colpo di scena, c'è anche una carta nascosta da parte del Milan, una carta nascosta riguardante un terzo luogo dove il Milan può fare lo stadio. Lo ha detto chiaramente Paolo Scaroni, che sappiamo al Milan è l'addetto, il presidente focalizzato sull'obiettivo stadio, o San Siro o Sesto San Giovanni. E attenzione ad una terza carta coperta da parte del Milan dove potrebbe fare realizzare lo stadio. Quindi lui dice: il primo che ci dà il via, lì ci buttiamo a pesce, lì ci buttiamo a capofitto. Il Milan vuole assolutamente fare prima possibile lo stadio, dipende da chi dà l'ok prima degli altri, se è Milano con San Siro, se è Sesto San Giovanni o se è quest'altra soluzione, diciamo che in questo momento viene nascosta, ma sostanzialmente c'è. Quindi è una rivelazione abbastanza interessante da parte del presidente Scaroni. Lui dice: se non lo facciamo a San Siro siamo anche disposti a farlo da soli. Attenzione, questo è un altro particolare, cioè il Milan sarebbe disposto a scartare l'eventualità di fare lo stadio insieme all'Inter, farlo da solo. In quel caso poi l'Inter può rimanere a San Siro e avere tutti i suoi problemi, perché comunque avere uno stadio del comune di Milano dove devi pagare l'affitto ogni anno senza grossi ricavi è un problema. Il Milan sarebbe anche disposto a dividere la strada, scindere la strada con l'Inter e andarlo a fare da solo.
E poi dice: non molliamo il colpo, io vi assicuro che il Milan avrà il nuovo stadio, il primo che si sblocca ci butteremo a pesce, dice Scaroni, Paolo Scaroni, presidente del Milan. Poi da una buona notizia, anche se chi segue questo canale sa che lo abbiamo detto anche in passato su Mike Maignan, la notizia è che Maignan sta puntando il Tottenham. L'abbiamo detto noi una settimana fa dopo gli esami che aveva svolto Maignan, ma lo ha detto anche Paolo Scaroni. Ha detto: ho una buona notizia, il portiere Maignan torna per la Champions League. Dunque fissiamo sul calendario il giorno 14 di febbraio, quando il Milan affronterà a San Siro in casa l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte. Lì dovrebbe tornare in campo Maignan e probabilmente anche Zlatan Ibrahimovic. Quindi Scaroni non fa altro che confermare una notizia che avevamo già dato noi sul rientro possibile di Mike Maignan. Dunque lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, ci vediamo dopo con gli aggiornamenti, speriamo positivi, per Zaniolo.